È un pressing diplomatico ai massimi livelli, quello in atto invece in questi giorni fra Kiev e Mosca nel tentativo di sciogliere almeno qualche nodo della crisi ucraina. Angela Merkel e François Hollande sono in missione nelle due capitali con una proposta per tornare al tavolo, mentre John Kerry ha fatto sapere che sarà Barack Obama a decidere presto se armare oppure no gli ucraini. Da New York, Liliana Faccioli Pintozzi. Mentre la violenza accelera, la comunità occidentale prende tempo. Nel ribadire che non esiste una soluzione militare alla crisi in Ucraina, è il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden a sottolineare che Kiev ha il diritto di difendersi e noi l'aiuteremo, ma non arriva l'annuncio di una fornitura di armi da parte degli Stati Uniti. La decisione la prenderà Barack Obama e la farà presto. Lo dice dalla capitale ucraina John Kerry, che scandisce: abbiamo scelto la soluzione diplomatica, ma non può essere la pace di uno solo. E allo stesso tempo sottolinea: la missione di François Hollande e Angela Merkel testimonia la nostra unità, perché si dà altro tempo alla diplomazia, rappresentata dai leader di Francia e Germania a nome di tutti, ma nei fatti in formato a due: prima la capitale ucraina, poi quella russa, per un incontro con Vladimir Putin, mediatori armati di un misterioso accordo che dovrebbe ricondurre le parti intorno a un tavolo. Della controproposta franco-tedesca alle richieste del presidente russo non si conoscono i particolari. Il primo ministro ucraino Yatsenyuk mette le mani avanti: non accetteremo alcun piano che non tuteli la nostra integrità territoriale. Nell'est combattiamo contro l'esercito regolare di Mosca e ne abbiamo le prove. Dal ministero degli esteri russo si apre la possibilità di invio di caschi blu nella regione del Donbass. Mentre l'ipotesi che gli Stati Uniti armino Kiev viene definita una minaccia alla sicurezza, eppure nelle stesse ore è proprio Putin a firmare il richiamo dei riservisti. Da parte sua Kerry lo ripete: non è un gioco a somma zero, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte al riarmo dei separatisti. Chiudere i confini, far rientrare uomini e armi pesanti sono le richieste al Cremlino, l'impegno immediato per un accordo per un cessate il fuoco reale. Dal quartier generale della NATO a Bruxelles si guarda con molta speranza la missione di Parigi e Berlino, dove l'ipotesi di armare gli ucraini non piace e neanche all'Italia. L'Italia è contraria all'idea di fornire armi all'Ucraina. Noi pensiamo che la tensione sia già troppo alta e questa sarebbe una misura che aumenterebbe ulteriormente la tensione fortissima che c'è. Intanto però l'Alleanza Atlantica rafforza la sua presenza militare nell'est Europa con una nuova forza che potrà contare su 5.000 uomini e 6 centri di comando. Liliana Faccioli Pintozzi, Sky TG24, New York.